Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la proposta di legge di modifica della legge sull'edilizia residenziale sociale riguardante le case popolari, con cui la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto alla casa e soddisfare il fabbisogno abitativo primario delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. Il servizio. Approvate a maggioranza dall'Aula di Palazzo Cesaroni le modifiche alla legge sull'edilizia residenziale sociale scaturite da due proposte di legge di Fratelli d'Italia, consiglieri Eleonora Pace e Marco Squarta, e della Lega, prima firmataria Paola Fioroni. Voto contrario dei consiglieri di minoranza, Partito Democratico, Patto Civico, Gruppo Misto. Il Partito Democratico ha una sua proposta di legge in materia di case popolari, primo firmatario Fabio Paparelli, che è stata rinviata ai lavori di commissione per approfondimenti. Queste le principali modifiche contenute nell'atto approvato dall'Aula. Vi saranno contributi per l'adeguamento delle abitazioni anche per le persone con disabilità e non solo per gli anziani autosufficienti. Possibilità di partecipare alle graduatorie per madri e padri separati che non hanno più la disponibilità dell'alloggio in quanto assegnato al coniuge. Riserve di alloggi dovranno essere destinati a giovani coppie con figli minori, famiglie monoparentali, donne vittime di violenza, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Novità anche per la gestione degli alloggi. Oggi nuovi regolamenti e criteri di premialità per chi ne fa un uso corretto. In caso di ristrutturazioni, il beneficiario dell'alloggio popolare può provvedere anticipando le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione. Ad ogni assegnatario viene attribuita una carta dell'inquilino, riportante un credito espresso da un punteggio pari a 30 punti. All'assegnatario è attribuito un incremento di 2 punti ogni 2 anni, se durante tale periodo non sia in corso lui o i componenti il nucleo familiare in alcuna violazione del contratto di locazione o del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni. In caso di violazione del contratto o del regolamento, l'ATER regionale invia all'interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un termine per la cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Nel caso di inottemperanza, l'ATER dispone la decurtazione del credito. Molte novità anche sul piano delle tutele sui casi di decadenza. Chi vuole contributi o l'assegnazione di un alloggio popolare non dovrà avere a suo carico condanne passate in giudicato per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le condanne in ultimo grado di giudizio sono fonte di decadenza per il beneficiario e il nucleo, a meno che non ci siano minori. Per i cittadini extra UE sarà necessario presentare documentazione reddituale patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. Gli alloggi popolari saranno concessi a condizione che non si abbiano in Italia o all'estero case adeguate al nucleo familiare. Casi di ospitalità temporanea non potranno trasformarsi in occupazione. Abusi e lavoro nero potranno comportare la perdita dell'alloggio. Avrà un maggiore punteggio chi risiede da più tempo sul territorio. Più punti anche per i comuni per attribuirli nelle graduatorie a seconda delle necessità del singolo territorio. Il testo prevede anche la rilevazione della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale e dei fabbisogni abitativi. Per l'opposizione, invece, il tema degli alloggi popolari avrebbe meritato un intervento più incisivo e organico, nonostante la proposta di legge della maggioranza abbia ricompreso, sottolineano i consiglieri del Partito Democratico, alcuni temi indicati anche nella nostra proposta, come quelli della rigenerazione urbana e delle zone sociali. Da parte sua, il Partito Democratico ritiene invece dannose alcune norme inserite perché violerebbero principi costituzionali, come quello dell'uguaglianza dei cittadini e quello della funzione rieducativa della pena, al solo scopo, secondo il Partito Democratico, di rimarcare posizioni ideologiche a tratti discriminatorie che possono portare a veri e propri paradossi, come nel caso di esclusione dall'accesso ai contributi sugli affitti per quanti hanno a loro carico sentenze passate in giudicato per reati connessi alla droga e alla prostituzione, ma sottolineano nel Partito Democratico non viene detto nulla circa altri reati come l'associazione mafiosa o il riciclaggio. Infine, per il PD sarebbe stato fondamentale istituire un fondo unico a valere stabilmente sul bilancio di previsione in cui far confluire tutte le risorse annualmente disponibili dedicate alle politiche abitative.
Approvata dall'Aula di Palazzo Cesaroni la mozione del consigliere Vincenzo Bianconi sulle agevolazioni per gli studenti fuori sede. Il servizio è di Marco Paganini. L'Assemblea legislativa dell'Umbria si è espressa in modo favorevole e unanime sul documento di indirizzo presentato dal consigliere regionale Vincenzo Bianconi, gruppo misto, che chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di intervenire presso il Governo e il Parlamento al fine di sollecitare un'azione di revisione della normativa fiscale, prevedendo che le detrazioni possano spettare anche a studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo anche meno di 100 km, qualora i tempi e le modalità di percorrenza dovessero essere particolarmente disagevoli e non dovessero essere serviti da mezzi di trasporto pubblico in grado di assicurare che lo studente possa raggiungere la sede universitaria sia al mattino che nel primo pomeriggio prima dell'inizio delle lezioni. La mozione, sottoscritta da Stefano Pastorelli della Lega e da Eleonora Pace di Fratelli d'Italia ed emendata dall'assessore Paola Agabiti, propone anche alla Giunta di predisporre la ricognizione dei comuni umbri dai quali non è possibile raggiungere con mezzi pubblici i poli universitari situati nella stessa provincia con meno di 2 ore. Illustrando la proposta in aula, Bianconi ha rimarcato che gli studenti che abitano in alcune aree interne o disagiate dell'Umbria necessitano di tempi molto lunghi per raggiungere le sedi universitarie regionali e spesso sono costretti a farlo utilizzando mezzi di trasporto privati lungo strade tortuose e con significativi costi. Se la distanza tra l'abitazione e la sede universitaria dovesse essere inferiore a 100 km, essi si trovano a scegliere se muoversi ogni giorno in modo disagevole oppure trasferirsi nella località dove è situata l'università, senza però poter beneficiare di agevolazioni fiscali per la locazione. Lotta al degrado urbano e tutela dell'ordine pubblico e della salute. Paola Fioroni della Lega ha illustrato in seconda commissione una proposta di legge del gruppo consiliare della Lega. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Illustrata in seconda commissione dalla prima firmataria Paola Fioroni, una proposta di legge promossa dall'intero gruppo consiliare della Lega. L'iniziativa legislativa punta a consentire ai comuni di contemperare il libero commercio con motivi imperativi di interesse generale, quali le ragioni di salute pubblica, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente urbano, per garantire l'autonomia territoriale nella definizione dell'assetto di regolamentazione nel commercio. Le modifiche alla legge regionale 10 del 2014, il testo unico in materia di commercio, mirano sostanzialmente ad inserire disposizioni più puntuali e incisive nella normativa vigente a livello regionale, in ordine all'attuazione di quanto previsto in materia di commercio dalla direttiva Bolkestein. L'obiettivo è quello di preservare il patrimonio culturale del territorio, l'ordine pubblico e la quiete pubblica in favore dei cittadini. Presentato anche un emendamento del consigliere della Lega Stefano Pastorelli, condiviso dai promotori dell'atto, che mira a valorizzare gli eventi fieristici e permettere ai comuni dove si svolgono di coinvolgere i privati nell'organizzazione. La proposta legislativa è stata presa in carico dagli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni. Successivamente, di concerto con gli stessi promotori, la Commissione deciderà in merito ad eventuali audizioni con i soggetti interessati alla materia. La terza Commissione consiliare Sanità e Servizi Sociali ha svolto un'audizione con i rappresentanti della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Il servizio. I medici di famiglia hanno chiesto ai membri della commissione presieduta da Eleonora Pace e al direttore regionale Massimo Braganti di puntare sulla medicina del territorio e di investire risorse sul personale medico che lavora a stretto contatto con le persone, ben conoscendo le loro problematiche, le aspettative e le difficoltà. Nel documento che i medici hanno depositato si ipotizza una unità operativa di base, il team di assistenza primaria, che comprenda, oltre al medico di famiglia, perlomeno un infermiere e un assistente di studio. Il team rappresenta l'unità elementare assistenziale a cui ogni studio di medicina generale dovrà tendere al fine di garantire la capillarità della risposta assistenziale, l'accessibilità per la popolazione anziana e la domiciliarità per chi non è in grado di recarsi presso lo studio medico.
I team devono essere dotati di dispositivi tecnologici e informatici con nuove strumentazioni che migliorino la risposta diagnostica dello studio medico e lo scambio di informazioni fra i medici per conoscere tutti i dati clinici del paziente, rimarcate le difficoltà dovute alla scarsità di personale medico ma anche infermieristico che affligge molte strutture sanitarie e influisce sull'allungamento delle liste d'attesa. I medici di famiglia chiedono anche di essere coinvolti e corresponsabilizzati nelle scelte e nelle politiche di attuazione del PNRR nella regione, un piano di ripresa che secondo loro sarebbe fermo su affermazioni di principio generiche e prive di una proposta incisiva che, a fronte della dichiarata volontà politica, affronti con decisione una svolta nella programmazione dei finanziamenti. Al termine dell'audizione, la presidente Eleonora Pace ha detto che le richieste dei medici saranno prese in considerazione in vista della stesura del nuovo piano sanitario regionale. Si cercherà di lavorare di concerto con i medici per venire incontro quanto più possibile alle esigenze del territorio. Torniamo alla seconda commissione per un'altra audizione che riguardava i danni dell'alluvione del giugno 2020 nei territori di Acquasparta, Montecastrilli, Avigliano e Amelia. Grido d'allarme degli imprenditori per la mancanza di ristori, ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. In seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, si è svolta un'audizione in merito ai danni provocati dall'alluvione dell'8 giugno 2020, che interessò fortemente il territorio compreso tra i comuni di Acquasparta, Montecastrilli, Avigliano Umbro ed Amelia. L'incontro con la commissione, che sulla questione già nel luglio 2020 predispose una proposta di risoluzione unitaria, poi votata unanimemente dall'Aula, è stato richiesto con lettera dal Comitato Gruppo Alluvione, in cui viene lamentato, tra l'altro, la totale assenza e il silenzio delle istituzioni, nonostante le richieste e le sollecitazioni. I rappresentanti del Comitato, dopo aver rimarcato che la ripresa delle attività è avvenuta soltanto grazie alle loro forze e con risorse proprie, hanno evidenziato il solo stanziamento di risorse per il recupero delle opere pubbliche. Hanno poi puntato il dito sul consorzio di bonifica che, a loro parere, interviene solitamente solo dopo l'esondazione dei corsi d'acqua. Hanno quindi chiesto una risposta non solo per i danni subiti da aziende e privati, ma anche per la messa in sicurezza delle aree colpite. Alla riunione hanno preso parte anche amministratori dei comuni interessati, che hanno ribadito l'auspicio affinché le aziende, molte delle quali piccole a gestione familiare, possano vedere riconosciute le ingenti perdite subite. Il direttore regionale Stefano Nodessi ha ricordato che la Giunta è potuta intervenire solo per il recupero delle opere pubbliche, in quanto, ha spiegato, l'attuale quadro normativo non permette alla Regione di finanziare attività produttive e private in assenza della dichiarazione di stato di emergenza, che a suo tempo è stata chiesta al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma che non è stata dichiarata per mancanza di condizioni minime. Il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico ha proposto che nei bandi di prossima emanazione rivolti alle imprese venga prevista una riserva per le realtà imprenditoriali che hanno subito danni da alluvione, aumentando la contribuzione a fondo perduto prevista, oppure un impegno di tutti affinché la Regione detto stanzi risorse dedicate nel prossimo bilancio. Il presidente Mancini, dopo aver auspicato interventi affinché le imprese colpite possano essere aiutate anche attraverso incentivi legati a una minore tassazione locale, ha sottolineato come le risorse legate alla PNRR potrebbero rappresentare un aiuto attraverso economie di scala utili a finanziare queste tipologie di interventi. La Commissione si è impegnata infine a chiedere alla Giunta uno sforzo rispetto alla rivisitazione del quadro normativo per andare incontro a quei territori colpiti da calamità naturali e quindi anche alluvionali. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha deciso, accogliendo la proposta del consigliere della Lega Valerio Mancini, il rinvio in seconda commissione, con trattazione entro 20 giorni, della mozione firmata dalla consigliera del Partito Democratico Simona Meloni, che chiede alla Giunta di attivare un tavolo regionale per individuare al più presto soluzioni che regolino il prezzo del latte e che garantiscano ai cittadini umbri la certezza di poter consumare il latte prodotto nella nostra regione, tutelando al tempo stesso il lavoro e la dignità dei produttori.
L'Assemblea legislativa ha approvato con voto unanime dei presenti la mozione promossa dai consiglieri della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, che impegna la Giunta regionale a rifinanziare, in base alle risorse a disposizione, il bando Medium per stimolare e supportare ulteriori investimenti nel digitale e industria 4.0, rilevanti per la ripartenza economica della Regione Umbria. Illustrando l'atto, Pastorelli ha ricordato che all'interno della manovra regionale Smart Attack, che cumula 25 milioni e mezzo di euro, sono stati stanziati 4 milioni per il bando Medium, destinato a piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero e del commercio e agli artigiani, che a seguito della pubblicazione delle graduatorie verranno finanziati gli investimenti da 50 a 150 mila euro per i progetti di investimento in digital transformation e quelli mirati a introdurre le tecnologie in industria 4.0. Il tipo di agevolazione concesso è un finanziamento erogato da GEPA fino al tasso di interesse dello 0,5% con preammortamento di 12 mesi e ammortamento di 60 mesi. La parte concessa a fondo perduto arriva fino al 35% del finanziamento. Torniamo a parlare di sanità. A seguito di segnalazioni da parte dei cittadini sulla difficoltà di accedere alle prenotazioni per visite otorinolaringoiatre, colonscopie, gastroscopie, le cui liste risultano bloccate, Donatella Porsi del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione per chiedere quante e quali sono le prestazioni LEA, livelli essenziali di assistenza, per le quali risultano chiuse le prenotazioni e soprattutto quali sono le azioni intraprese per garantire nei tempi le prestazioni. La Regione metta in campo tutte le iniziative necessarie per garantire nei tempi appropriati le prestazioni LEA. Occorre fare luce anche sulle modalità di riparto delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale iscritte a bilancio della Regione, considerato, sottolinea Donatella Porsi, che non si sta erogando tutto ciò che è previsto dai LEA. L'aula di Palazzo Cesaroni ha rinviato alla prossima seduta, per mancanza del numero legale, il voto sulla mozione promossa da tutti i consiglieri di minoranza, che vuole impegnare la Giunta a chiedere al Governo di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Fascista, adottando tutti i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista, artefici di condotte punibili come il tentato assalto alle istituzioni, scontri con la polizia e gli episodi di violenza e vandalismo culminati con il grave danneggiamento della sede della CGIL. Sempre in aula, approvata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere della Lega Daniele Carissimi, che impegna la Giunta a individuare le azioni e le priorità di intervento e le misure conseguenti per garantire adeguati livelli di tutela del bacino idrografico della Valle Umbra Sud. La mozione chiede all'esecutivo di Palazzo Donini anche di adottare con tempestività e concretezza tutte le iniziative necessarie per affrontare e risolvere il problema dell'inquinamento dei fiumi Topino, Marroggio, Clitunno, Timia e Teverone, collaborando con le istituzioni del territorio, i comitati e i cittadini interessati e rafforzando il percorso di prevenzione dell'inquinamento nonché il coordinamento con gli enti interessati. Annunciata un'interrogazione alla Giunta dalla consigliera del Partito Democratico Simona Meloni, il progetto integrato d'area del bacino del Trasimeno sembra essere escluso dalla programmazione regionale per i fondi strutturali europei 2021-2027. Se così fosse, sottolinea Simona Meloni, la Regione si appresta a compiere una scelta sbagliata che rischia di arrecare un grave danno al territorio. Nell'interrogazione si legge: nonostante le richieste pervenute a più riprese dall'Unione dei Comuni del Trasimeno, non appare ancora chiaro se la programmazione UE della Regione Umbria potrà prevedere una specifica strategia di sviluppo per il territorio del Trasimeno, visto che ad oggi non è stato attivato alcun tavolo di coprogettazione a tale scopo. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario di informazione dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive private della Regione. È disponibile nel sito istituzionale dell'Umbria, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.